L'Angelana viene raggiunta al Micacchelli al 90esimo da Massa Martana Maidomo, che ha saputo ben sfruttare la superiorità numerica causata da un'espulsione di Catani che ha costretto i giallorossi in 10 per l'intera ripresa. Un pari che muove la classifica delle due squadre e che, per come è arrivato, appare alla fine il risultato giusto. Andiamo alla cronaca. Angelana con Bartolini fermo ai box per squalifica, Polidori e Bernicchi in panchina con problemi fisici. Per il Massa Martana è Manni a non partire titolare. Pronti via e la prima occasione per l'Angelana. Al terzo vent'anni serve Catani che spara a botta sicura, Tamburini si supera. Al settimo è il Massa Martana a farsi vedere, tira Rocchi e la palla esce. Primi 10 minuti vivi, poi la noia nella parte centrale della prima fazione di gioco, con le due squadre che si contendono vari palloni senza mai creare pericoli. Il primo tiro dopo la lunga fase oscura arriva per gli ospiti al 32esimo con Giuntini, che calcia dal limite a giro ma la palla esce abbondantemente. Al 40esimo occasione giallorossa, Barbini dialoga con Vent'anni che crossa, Alabastri, difensore del Massa Martana, devia e rischia l'autogol. Sul corner successivo al 41esimo Ciornelli va di testa fuori. La svolta al 43esimo. Parapiglia dopo che l'arbitro aveva fischiato una punizione, cartellino rosso per Catani. Sulla punizione il gol giallo-rosso che arriva con l'Angelana in 10. Licastro anticipa un avversario e calcia. La palla deviata assume una parabola complicata sulla quale Tamburini nulla può. 1-0 sul quale si va a riposo. Ripresa e all'ottavo Scassini entra malamente su Barbini a metà campo, l'arbitro lo grazia, era già ammonito. Scassini che viene subito sostituito da Manni. La partita non ha grandi slanci, l'Angelana in 10 si difende e prova a ripartire, il Massa Martana attacca con continuità e anche se non troppo preciso in avanti riesce a schiacciare i padroni di casa. Ritmi comunque lenti. Al 32esimo contropiede Angelana, De Santis per Vent'anni, Tamburini in uscita sventa. Al 35esimo Bastianini sfugge di nuovo, para Tamburini. Ribaltamento di fronte con Joseph De Santis che conclude a botta sicura, Tano di piedi risponde. La partita si incattivisce, fioccano i cartellini gialli e il Massa Martana concretizza un secondo tempo giocato spesso in avanti. Joseph De Santis serve un grande assist a Giuntini che batte Tano al 90esimo e fissa il punteggio sull'1-1. Ho detto al mister Cardinali che se la squadra dell'Angelana avesse giocato in tutti e due tempi con gli 11 uomini probabilmente la partita assumeva un tono diverso. È chiaro che una volta che loro per un fallo sciocco poi che ha commesso Catani hanno giocato per tutto il secondo tempo in 10 e loro è chiaro si sono messi sulla loro metà campo sfruttando i contropiedi, ma era una cosa normale. Ecco perché la partita non ha avuto mai dei toni accesi, mai dei toni belli. Sicuro che l'inferiorità numerica ha condizionato il nostro secondo tempo, anche il nostro modo di stare in campo, perché credo che il primo tempo in parità numerica i ragazzi hanno fatto molto 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 bene e quella situazione ci ha costretto a cambiare un po' qualcosa e a fare una partita maschia, come hai detto tu, ma anche stando molto bene in campo con uno spirito che un allenatore vorrebbe sempre vedere. Io ai miei ragazzi devo fare solo i complimenti perché di questo si tratta.